Ad ogni nuovo iPad Pro ci si interroga sempre sulla grande domanda: potrà l'iPad sostituire un computer, un MacBook, un iMac? Potrà essere finalmente un dispositivo che permetterà l'utilizzo di tutte le periferiche, in tutte le situazioni, con tutte le applicazioni che siamo abituati ad utilizzare su desktop, in mobile, on the go? Anche quest'anno vi dovrò deludere, perché per adesso l'iPad resta un iPad, resta un bellissimo prodotto, resta un prodotto rivolto a tutti coloro che non hanno esigenze specifiche di software e che hanno invece la grande libertà di poter spaziare nel mondo dell'App Store e che non hanno a loro volta bisogno di andare a collegare decine e decine di periferiche e di fare magari rendering video importanti e che hanno quindi la possibilità di utilizzare un sistema per realizzare dei lavori con applicazioni che già utilizzano nel mondo mobile e che quindi non vogliono, non c'hanno proprio la necessità di ritrovare il desktop in un iPad. iPad è ancora un dispositivo che è un dispositivo a sé, è un dispositivo che è di mezzo tra l'iPhone e il Mac, è un dispositivo che ancora ad oggi è un iPad, è un semplice iPad, ma incredibilmente potente. Benvenuti nella nuova recensione di oggi, benvenuti in questo nuovo video dove andremo a vedere l'iPad Pro 12.9 pollici 2021 in azione. Dopo averlo provato per una settimana sono pronto per realizzare questa recensione, anche perché venendo dall'iPad Pro 2020 posso dire comunque esserci delle discrete differenze, non tanto per il chip M1 che oramai è super blasonato, iperveloce, performante, finalmente anche su iPad, velocità oltre al 50% più veloce rispetto alle precedenti versioni, sicuramente fantastico, ma la vera grande novità secondo me non è tanto l'M1, ma il nuovo display XDR, che è un display a mini LED, che è un display che prende praticamente le performance, le caratteristiche bellissime del Pro Display XDR per Mac Pro e le porta in una superficie più piccola, 12.9 pollici, garantendo così un'esperienza d'uso veramente maestosa, veramente maestosa. Ve lo dico non tanto per la risoluzione che è analoga al 2020, ma tanto per il contrasto che è notevolmente superiore e la luminosità, che è qualcosa di imbarazzante. La luminosità che riesce a raggiungere l'iPad Pro 2021 è qualcosa di veramente pazzesco. Allora, la luminosità base dei due, quindi del 2020 e del 2021, è pari a 600 nit. Riesce l'iPad Pro 2021 ad arrivare a 1600 nit quando si visualizzano video in HDR a luminosità massima e a 1000 nit è il picco che raggiunge in alcune situazioni. Ma la luminosità è proprio una sottigliezza rispetto alla grande differenza che fa la visione di un contenuto video sull'iPad Pro 2021 rispetto all'iPad Pro dell'anno scorso. E questa grande differenza è data dal contrasto che permette all'iPad di avere un contenuto talmente limpido, cristallino, ben definito, brillante, che anche quando si visualizzano video di notte non bisogna alzare la luminosità per vedere il contenuto dell'iPad, come spesso mi capitava di dover fare sul 2020. Il livello di contrasto è tale che la visione proprio dei video è pazzesca, è allucinante, che siano video su Netflix, nostri, su YouTube, sulle varie piattaforme. Si riesce ad avere un livello di dettaglio, di nitidezza, di contrasto che è pazzesco, veramente bello. Questa secondo me è la grande novità dell'iPad. L'iPad Pro 12.9 pollici ha di bello da sempre la dimensione del display, che è bellissimo, cioè è pazzesco. Se amate i display grandi, amate visualizzare video, editare le foto, l'iPad Pro dal 2018 in poi è stato qualcosa di veramente pazzesco per fare queste cose e quindi la visione su uno schermo XDR come questo è ancora meglio, cioè sarebbe veramente l'unico motivo per il quale io forse andrei a cambiare il 2020 col 2021, cosa che non farò perché differenze sicuramente ce ne sono, ma andare a giustificare di nuovo un investimento così alto, no, in questo momento no. Però diciamo che se state magari valutando di passare da un iPad delle precedenti versioni, degli anni precedenti, forse questo può essere veramente un ottimo investimento proprio per il display oltre che per il chip.
Il chip M1 comunque non è proprio da dare per scontato, perché è un chip che vanta 8 giga nelle versioni base, e nella versione top di gamma, che ha un prezzo esagerato, vanta 16 giga di RAM. Quindi abbiamo come grosso vantaggio proprio riscontrabile dall'utente che nel momento in cui apre 20.000 applicazioni, quando ritorna sulla prima che aveva aperto magari la mattina, la ritrova così com'era. Ora, con 8 GB di RAM, io onestamente questa cosa l'ho trovata su alcune app, ma non su tutte, perché alcune app non sono ottimizzate per questa gestione, quindi le ritrovate non al punto dove l'avevate lasciate, comunque anche con 200 GB di RAM. In alcune situazioni, tipo con Lightroom, mi è capitato di magari fare un editing su una foto la mattina e poi dopo fare altro e riaprire Lightroom e ritrovarlo lì. Però sono veramente situazioni limite, cioè non è che fa questa la differenza di un iPad. Quello che fa la differenza è proprio la fluidità di sistema, sia nell'utilizzo dell'Apple Pencil, che è ancora più fedele al tratto rispetto al precedente modello, sia anche proprio nell'apertura delle applicazioni, scrittura, invio messaggi, proprio le applicazioni di routine e le situazioni nelle quali utilizziamo l'iPad, magari ci appuntiamo note, inviamo messaggi, facciamo videochiamate, sono ancora più efficienti perché l'iPad è ancora più veloce, ancora più smart, e questa cosa la si nota se si è attenti a questa velocità, se si è rapidi nei movimenti. L'iPad M1 risponde meglio. Poi rispetto a tutti gli altri iPad c'è un'altra grande differenza, che è la camera frontale. La camera frontale è qualcosa di pazzesco, cioè è qualcosa forse di anche troppo esagerato. Permette di avere uno zoom out del 2x, cioè abbiamo un ultra grandangolo, cioè manco GoPro ci arriva a un grandangolo del genere. E con questo mega grandangolo noi potremmo sia scattarci dei selfie olimpionici, che anche utilizzare la modalità center stage, che però, delusione pazzesca, non funziona di notte. Quindi con luminosità scura, cioè luminosità non molto, insomma, importante dell'environment nel quale siamo, quindi se stiamo facendo una videochiamata notturna, il center stage non funzionerà, richiede un po' di illuminazione, cioè quindi richiede che la scena sia illuminata per poter seguire il soggetto, che alla fine cosa fa la camera? Croppa l'immagine verso il soggetto e lo tenta di seguire, di averlo sempre inquadrato. È una funzione utile se magari abbiamo l'iPad su un tavolo e ci stiamo spostando, come mostrava nel video di Apple, per cucinare abbiamo l'iPad lì, stiamo parlando con qualcuno e ci muoviamo da una parte all'altra. Sono anche lì situazioni limite, diciamo che c'è questa cosa, è molto utile in alcune situazioni, in altre è come non avercela. La qualità espressa dalla nuova camera frontale è resa anche migliore grazie alla post-produzione che fa il processore M1 in tempo reale, quindi avremo un'immagine più chiara, più nitida, anche in condizioni di scarsa luminosità. Chi realizza i video con iPad troverà anche una gamma dinamica estesa per i video fino a 30 fotogrammi al secondo. Questa nuova accortezza permetterà quindi a coloro che filmano con iPad, credo proprio saremo in pochi a fare questa cosa, mi è capitato di rado, per quello mi ci metto, di quindi avere un soggetto che risulterà essere più gradevole, meno scuro o meno chiaro nel momento in cui andremo a filmare con iPad. Il connettore poi ora supporta l'USB 4, quindi il Thunderbolt 3, quindi la connessione ad alta velocità. Avremo quindi modo di anche accedere a contenuti del nostro SSD con una velocità più rapida, più reattiva rispetto al precedente modello. Il tempo però di ricarica è rimasto lo stesso. Coloro che andranno a acquistare la versione con rete dati cellulare troveranno il supporto al 5G, quindi avranno modo di scaricare anche le applicazioni, Apple ha confermato, direttamente con la rete 5G, quindi di navigare alla massima velocità, chiaramente disponibile nell'area nella quale si trovano. Arriviamo poi alle dimensioni, che sono rimaste analoghe rispetto al precedente modello, tranne che per lo spessore, che è leggermente proprio, sapete, quella piccola cosa che ti fa cambiare la tastiera che magari avevi comprato l'anno scorso, avevi speso 400 euro di Magic Keyboard e ora ti tocca rispenderli, perché proprio c'è quello spessorino, no? Proprio quella minimo, cioè proprio 0,5, proprio che ti fa cambiare il tutto. E quindi si giustifica così un altro investimento da mezzo capitale. Bene, sì, chi ha comprato la tastiera, la Magic Keyboard, quella bellissima tastiera che si piega tutta, fighissima, la potrà adesso acquistare bianca, quello c'è da dire, bellissima bianca, poi retroilluminata, fa un effetto pazzesco, a volte sembra anche meglio di quella nera, chiaramente forse un pochino più sporchevole, però è molto stilosa, molto fashion. Ebbene, non è compatibile per le precedenti versioni, cioè funziona lo stesso, però lo spessore, quando poi si richiude l'iPad, si potrebbe notare magari un leggero sollevamento della cover se non si acquista la nuova versione, quindi bisogna acquistare la versione per la quinta generazione di iPad Pro 12.9 pollici.
L'ultima piccola differenza è relativa al peso. Rispetto alla precedente versione troviamo 41 grammi di peso in più, quindi un pochetto più di farina e il gioco è fatto. Non è una grande differenza, chiaramente impercettibile. Studiando la scheda tecnica era uscito questo valore, quindi per completezza lo riporto. Siamo arrivati alla conclusione di questo video, di questa recensione, che ha visto praticamente il nuovo modello di iPad, che è sicuramente bello da utilizzare se amate i video, amate anche il photo editing, è qualcosa di proprio una goderia pazzesca. Non che il vecchio modello sia da buttare, però qui è proprio tutto esploso al meglio, chiaramente. E vedremo poi nell'iMac, trovate anche il video sul canale, cosa Apple ha combinato. Insomma, anche lì a livello di display ce n'è tanto da dire. Quindi questo iPad trova sicuramente grandi novità rispetto alle precedenti versioni. Chi come me è magari già utente del 2020, insomma, valuti bene il discorso del display come passaggio. L'M1 lo vedremo forse meglio esplodere con il nuovo iPadOS in arrivo proprio a giugno con il WWDC, quindi lì magari vedremo qualcosa di davvero interessante, da allora lì si giustificare l'investimento dell'iPad 2021 o 2022 che sarà. In descrizione trovate riferimenti all'iPad e agli accessori, anche all'Apple Pencil con la skin fighissima. E nei commenti poi vi aspetto, sapete che mi fa sempre piacere, vorrei un vostro parere su questo nuovo iPad. Cosa farete? Se magari l'avete già acquistato, come vi trovate, oppure cosa avete deciso di fare dopo aver visto questo video. Ci vediamo alla prossima, buona continuazione su YouTube e buon editing con l'iPad, buona visione. Ciao a tutti!